In una remota isola del Pacifico, Astagat, viveva un re giusto e magnanimo, Muhammad Pasha Sultan. Con la sua famiglia, governava in pace e prosperità. Gli abitanti di Astagat conducevano una vita serena, dedicandosi alla pesca, all'agricoltura e alla pastorizia. L'isola era un vero paradiso, con spiagge incontaminate e acque cristalline. Astagat era protetta da una barriera magica, un muro d'acqua alto 30 metri, che rendeva l'isola quasi inaccessibile. Al centro dell'isola, la foresta degli inganni circondava una montagna. Gli abitanti la evitavano per paura della strega Lúthien, che secondo la leggenda viveva sulla cima. Si diceva che Lúthien attirasse gli sprovveduti nella foresta con la sua voce suadente, per poi catturarli e trasformarli in sue vittime. Solo nel libro dei ricordi si trovava la descrizione della strega e una profezia. Un giovane principe, armato del talismano di Aspro Rosso, avrebbe potuto sconfiggere Lúthien. L'isola era protetta dal potente mago Sekhmet, che aveva creato il Diaspro Rosso, l'unico strumento capace di porre fine al regno di terrore di Lúthien. La speranza degli abitanti di Astagat risiedeva nel giovane principe che un giorno avrebbe trovato il Diaspro Rosso e liberato l'isola dalla malvagità di Lúthien.